Rock Radio Scultura. Martedì e giovedì sera. Rotazione musicale. Rock Radio Scultura. Rock Radio Scultura. Martedì pomeriggio. Rotazione musicale. I brani migliori estratti dalla nostra playlist. Yo. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio Scultura. 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 Ciao a tutti, noi siamo i New Glads e benvenuti. Oh,
Sa. Buonasera, buonasera, benvenuti in Frank Zapping, programma metropolitano. E oggi su Rock Radio Scultura. Rock Radio Scultura. Hola chicos, Rock Radio Scultura. Benvenuti ragazzi a questo nuovo appuntamento di LSD solo su Rock Radio Scultura. Miau a tutti. E allora signore e signori, ora si inizia a ballare. Come sempre in Siria Rock Gossip c'è il nostro momento Slash. Raga, cioè, la musica è bella perché varia, la musica è. Non volevo parafrasare il mito Amaro Ramazzotti. Eccoci qua, La Paura fa 90, DJ Bruttini, Rock Radio Scultura, programma interamente dedicato alla musica anni 90. Rock Ramma, il programma per nerd che amano la musica artistica. Pezzo veramente meraviglioso. Siamo arrivati al momento dei saluti, ragazzi. Io sono Rant Boy, avete ascoltato Controcultura, un programma musicale dedicato agli anni 60. Questa è Lux in Translation. Mandateci i vostri mix, le vostre composizioni più assurde, un suono di una lavatrice, mandate quello che volete, ma mandateci. Bentornati nello spazio del filosofo del rock. Un bacio rock dalla vostra Alice di Rock Songs X-Ray. È il nostro jingle, la primissima puntata di Corsia di Emergenza, un programma dedicato alla musica emergente. Ciao a tutti tranne che alle major. Ciao a tutti tranne che alle major. Ciao a tutti tranne che alle major. Ciao. Il padrone di casa quando scoprì che non ero un decoratore di interni gay mi rincorse con una pistola. Rock in scultura. Yeah. The pen is on the table, in italiano si traduce la penna è sul tavolo, in sardo è Sabina e Subrasamesa. Il prossimo pezzo che andremo a suonare si intitola Unpredictable ed è contenuto, così come il precedente All in a Row, nel disco che abbiamo registrato, il nostro disco di d'esordio Here, There, Anywhere Like You, e questa è Unpredictable. Unpredictable, you got that kind of smile. I feel unpredictable when you got to lose your time. It's gonna be okay, she's out to wait in line. Cause I feel unpredictable and I might come back sometime. Thank you.
God in mind. I wanna be there with you. The light is not too bright. You shouldn't tell me this way. All the things you got in mind. All of it's gonna move and keep it by your side. Prova sa. Buonasera, buonasera, benvenuti in Frank Zapping, programma metropolitano. E oggi su Rock Radio Scultura. Rock Radio Scultura. Hola chicos, Rock Radio Scultura. Benvenuti ragazzi a questo nuovo appuntamento di LSD solo su Rock Radio Scultura. Miau a tutti. E allora signore e signori, ora si inizia a ballare. Come sempre in Siria Rock Gossip c'è il nostro momento Slash. Raga, cioè, la musica è bella perché varia, la musica è. Non volevo parafrasare il mitico Amaro Ramazzotti. Eccoci qua, La Paura fa 90, DJ Bruttini, Rock Radio Scultura, programma interamente dedicato alla musica anni 90. Il prossimo ed ultimo pezzo che suoneremo si intitola Whenever It Rains e anche questo è nel contenuto del nostro disco Here, There, Anywhere Like You, Whenever It Rains. You ain't got no reason.
to sit down and cry in between the dark and light. Yet if only I open your eyes, didn't say it's anything. I'm going out in style. 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 Ascolta Rock Radio Scultura. Rock Radio Scultura. Bastardo spoglia ti ascolta Rock Radio Scultura. Se non sono sostenitore di Gigi D'Alessio, allora ascolta Rock Radio Scultura. Rock Radio Scultura. Benvenuti al TG Rock. In questa edizione, in America potrebbe passare la legge Steven Tyler, in autunno attesa la biografia autorizzata di Robert Plant e ancora, uscito il nuovo album di Ben Harper, Get Up, con Charlie Musselwhite. E apriamo dunque con la notizia che i paparazzi eccessivamente invadenti stanno dormendo sonni agitati per via di quella che è informalmente descritta Steven Tyler Act, una legge già approvata dalla quasi totalità dei senatori delle Hawaii e che passerà ora al vaglio del Congresso. Era stato appunto il frontman degli Aerosmith lo scorso dicembre a proporre una legge per poter citare per danni fotografi, a seguito della pubblicazione, di scatti indesiderati di lui e della sua famiglia. Tyler sostiene che, oltre che fastidiosa, la pratica dei paparazzi, sarebbe anche potenzialmente pericolosa, in quanto i fotografi, come noto, possono arrivare a creare danni al traffico e incidenti nel loro intento di catturare scatti preziosi. Soddisfatto di questa prima vittoria all'interno dei confini dello stato degli USA, Steve ha detto che ora lui e Joe Perry potranno tornare a scrivere canzoni folli in giardino completamente nudi. Esce a maggio il sesto album degli Extrema, band thrash metal italiana in attività fin dal 1986. Dopo 2 anni di gestazione esce The Seed of Foolishness, a circa 4 anni dal precedente Pound for Pound. Il nuovo album è prodotto da Tommy Massara, chitarrista tra i fondatori del gruppo, e Gabri Ravaglia. E si legge dal comunicato di presentazione che conterrà brani combat metal per un album musicalmente senza compromessi, violento, preciso, chirurgico, in perfetto extrema style. La band pubblicherà un singolo di lancio, Pyre of Fire, abbinato a un video diretto da Mauro Tettamanzi e promuoverà il nuovo disco con un tour promozionale in tutta Italia. Prevista a partire da quest'autunno in lingua inglese la pubblicazione di una nuova biografia autorizzata di Robert Plant. Il titolo sarà Alive e sarà curata da Paul Rees, direttore dei magazine Q e Kerrang. Il libro conterrà diverse interviste concesse dal cantante dei Led Zeppelin e tratterà la sua carriera da prima della nascita del gruppo, fino alla pubblicazione del film concerto evento Celebration Day, passando per i suoi progetti solisti, ma fermandosi prima della recente dichiarazione dove lasciava aperto uno spiraglio per una possibile reunion più duratura. Il libro esce a circa 1 anno di distanza dalla biografia analoga di Jimmy Page, disponibile anche in lingua italiana. I Dillinger Escape Plan hanno reso note le prime date del nuovo tour mondiale. La band metalcore statunitense, nata a fine anni 90, pubblicherà a maggio il 5° album, One of Us is the Killer, e ha annunciato il ritorno atteso dai fan a pochi giorni dalla pubblicazione sul loro canale YouTube del singolo di lancio Prancer. I Dillinger Escape Plan saranno in giro per 2 mesi, toccando anche l'Orion Music Festival di Detroit, il festival organizzato dai Metallica. Unica data italiana il 22 giugno al Rock Planet di Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna. Libero dal contratto con la Virgin, Ben Harper torna sugli scaffali reali e virtuali con il primo lavoro per la Stax Records, Get Up, in collaborazione con l'armonicista Charlie Musselwhite, country bluesman quasi settantenne che vanta tra le sue collaborazioni passate Bo Diddley, Tom Waits e gli In Excess. I due si sono conosciuti più di 10 anni fa suonando per John Lee Hooker e finalmente hanno potuto fondersi in un mix di blues, rhythm and blues e gospel.
un tributo sentito alle radici della musica nera americana. Ben Harper e Charlie Musselwhite saranno presenti al Pistoia Blues Festival il 4 luglio per presentare questo nuovo progetto. I Sonic Flowers provengono da Campobasso e suonano un alternative rock disilluso con melodie languide. In attivo dal 2011, i quattro componenti, Giovanni Amicone alla voce, Alessio D'Ascenzo al basso, Daniele D'Ascenzo alla chitarra e Marco D'Aulerio alla batteria, si sono messi all'opera per creare qualcosa di potente in modo da poter emergere da quella schiera di gruppi indie del già sentito. Il loro EP di esordio si intitola In Altitudine, 5 brani rock in cui si mescolano una chitarra potente, riff orecchiabili e una voce dal temperamento giusto in grado di assemblare tutto in maniera perfetta. Testi che spaziano dall'appartenenza ad una generazione sempre più anonima e alla ricerca di punti di riferimento fino al più straniante nonsense. 5 brani correlati tra loro e suonati con una tecnica quasi impeccabile. Ne esce così un suono curato grazie anche al mastering fatto dal famoso musicista e produttore James Plotkin. Ne sentiamo un pezzo. Per le ricorrenze facciamo i nostri auguri a Adam Levine, cantante dei Maroon 5, nato a Los Angeles il 18 marzo del 1979. E ricordiamo anche che oggi sarebbe stato il 68esimo compleanno del coautore dei brani dell'Alan Parsons Project, Eric Woolson, scomparso nel 2009. Alessandro Cospite per il TG Rock, alla prossima edizione. Eccoci in studio, ragazzi, benvenuti. Questo è Indie Coffee Show. State ascoltando Rock Radio Scultura. Io sono il vostro affezionatissimo Rent Boy. Abbiamo ascoltato 3 brani di questa band bolognese, i New Glads, che ci hanno raggiunto oggi in studio, tra virgolette. Ciao ragazzi, ciao, come ciao. State? Bene. Presentatevi. Io sono Matteo. Io Filippo, chitarra e voce. E voce, esatto. Perfetto, la vostra è ridotta. sì, appunto, volete descrivere, volete raccontarci chi compone la band, quali sono i ruoli? Raccontateci sì, un po' dei New Glads. Noi siamo, i New Glads sono composti da 4 elementi, voce, chitarra, batteria e basso, quindi insomma una formazione abbastanza standard. Classica. Esatto, classica. E niente, oggi qui siamo soltanto io e Filippo per l'acustico, e il nostro batterista Gael e il bassista Marco non ci sono, però insomma li salutiamo. Stanno scottando i postumi. Esatto, del concerto di ieri. Appunto, so che siete freschi di concerto al Cobo Club. Com'è andata la serata, ragazzi? È andata bene, una serata molto attesa, anche perché poi insomma vabbè, io sono di Bologna, ma anche Filippo, che non è originario di Bologna, il Cove è un po' insomma un mostro sacro fra i locali, quindi non a caso. E appunto, voi siete una band di Bologna, vi siete formati nel 2012, se non sbaglio. Esatto. E il 21 gennaio di quest'anno è uscito il vostro primo EP dal titolo Here, There, Anywhere Like You, che suona tanto come Here, There and Everywhere dei Beatles. Volete raccontarci l'esperienza di questo primo lavoro? In generale noi abbiamo registrato un singolo le scorse estate, nel 2012, poi abbiamo sentito l'esigenza, anche con l'arrivo di Filippo nella band, di registrare un disco, insomma qualcosa di più sostanzioso. Sono certo. 7 tracce, quindi insomma diciamo che volevamo qualcosa di più completo, anche per poterlo portare fuori, per poter esprimervi. Esatto, certo. Avevamo una serie di pezzi già scritti, pronti, quindi volevamo registrarli, perché insomma ci sembrava giusto così. Beh. E quindi niente, siamo entrati in studio, abbiamo registrato questo disco e insomma siamo abbastanza contenti, abbastanza soddisfatti del lavoro. Bene, bene, molto bene. Dunque, come vi possiamo identificare come genere? C'è questo British style imperante veramente, a partire dai testi
in inglese, ovviamente, finendo con il sound, insomma, che di italiano ha ben poco effettivamente. Sì. E quindi non so, vi descriverei Britpop, alternative pop, come c'è anche nel vostro sito ufficiale. Britpop progressivo, dai. Un Britpop progressivo, non male, non male come sì, genere. Sì, beh, è ovvio che le influenze arrivano tutte dal Britpop, quindi quelli che sono i gruppi anni 90, certo. Insomma, inizio 2000. Io mi sono fatto, ascoltando i vostri pezzi, mi sono fatto una piccola lista di quelli che secondo me, poi ditemi se siete d'accordo, sono, nel frattempo è arrivato il caffè, ovviamente, Indie Coffee grazie, Show, grazie, non grazie. A caso, questo è il nostro DJ Frank Love. Dobbiamo, facciamo sentire che stiamo bevendo. Ovviamente, fate tintinnare i cucchiaini. Non sono gli effetti di Spreaker, quelli inseriti, basta la console. Perfetto, e stavamo parlando appunto delle vostre influenze, dei vostri punti di riferimento. Io personalmente, che adoro Britpop anni 90, fine anni 80, anche tutto quello che c'è stato, l'ondata indie alternative degli anni 2000, ho sentito tante assonanze, affinità con gruppi come Laz, per esempio, i Cast, Teenage Fan Club, Stone Roses, Travis, insomma tutta questa bellissima mandata di gruppi. Voi cosa ne pensate? Quali sono i vostri punti di riferimento? Sì, beh, di sicuro, adesso parlo britannici. Per me, poi lascio a te il... Io sono molto, vabbè, ovviamente sono cresciuto sia da quando ho iniziato ad ascoltare musica da bambino, eccetera, ho sempre... Pane e Britpop. Esatto. Britpop, poi ovviamente ci sono anche influenze Britpop più recenti, come possono essere i Coldplay, che non sono esattamente il Britpop degli anni 90. No, non quello classico, forse. Però comunque, esatto, è più un pop rock. Però in generale, ovviamente, Travis, Oasis, Blur e tutti i gruppi che hai citato ci sono assolutamente. E che quindi poi hanno influenzato anche il modo di scrivere, certo, testi e musiche in generale. Beh, veramente un gruppo meglio dell'altro. E, ecco, un'altra domanda che volevo farvi, effettivamente. Voi siete di Bologna, quindi sì, siete italiani, ovviamente. E, però ecco, una domanda piuttosto ovvia, però ve la faccio comunque. Come mai la scelta, piuttosto in controtendenza, tra l'altro, al giorno d'oggi, per un gruppo italiano, di comporre musica in lingua inglese? Ma la scelta, adesso io... Rispondiamoci. Perché? Ma la scelta, vabbè, a me è sempre venuto naturale scrivere testi in inglese, nel senso che tutti i gruppi che ascoltavano provenivano comunque dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti, maggiormente, poi vabbè ci sono anche, ascolto anche musica italiana, e quindi mi veniva quasi naturale anche per una particolare, diciamo, amore nei confronti dell'Inghilterra e della, certo, lingua inglese, scrivere testi in inglese, proprio perché i miei ascolti erano quelli, e non mi sono mai posto il problema... se effettivamente fosse una lingua ostica qui in Italia o meno. Cioè, è ovvio che il problema, fra virgolette, cioè, nel senso che è ovvio che in Italia fare musica in italiano, da un certo punto di vista, avvantaggia, certo, le band, certo, però per ora non sento, non vi state, il bisogno. Non vi state ponendo il problema, esatto, meglio così. A proposito di musica italiana, visto che appunto il vostro progetto è molto molto filo britannico, ovviamente ascolterete qualcosa di italiano, immagino. Quali sono, se ci sono, punti di riferimento italiani nel vostro progetto? I Verdena sicuramente, come arrangiamenti, come sound. Teatro degli Orrori, concordo, però Verdena, anche se meno sull'arrangiamento, di proprio l'attitudine che affascina molto, sì, me. Sì, sì, anche a me personalmente. Poi, vabbè, vengo da un panorama tipo Tra i ragazzi morti, Shandon, ho ascoltato un sacco questo genere di musica qua. Poi, Blu Vertigo, ma pacchi anche quelli. Poi vabbè, io come origini proprio ho i Blair, cioè io devo gran parte delle mie... Fra gli italiani hai i Blair. No, andando a quello che è inglese, sì, però... Tornando agli italiani. Ragazzi, è il momento di ascoltare un brano. Vi offendete se mandiamo I Can't Explain to You? Ma assolutamente no. Lo immaginavo. Te lo dico dopo. I'm feeling good now, yeah, but can't
siamo ritornati in studio con i New Glads. Abbiamo sentito nel frattempo I Can Explain degli Who, sempre per rimanere in tema filo britannico. Allora ragazzi, andiamo avanti con questa piacevolissima intervista. Allora, spulciando nel vostro sito ufficiale www.newglads.com ho notato che una cosa piuttosto insolita, ovvero che nei crediti alle tracce è praticamente onnipresente, sia in qualità di arrangiatore che in qualità di produttore e compositore, Cristiano Belluzzo. Esatto. Che è il vostro manager sostanzialmente. Sì, esatto, si occupa anche nella, insomma, direzione artistica della band. Volete raccontarci qualcosa in più di questo particolare rapporto effettivamente? Sì, diciamo che il New Glads sono nati da una mia idea e da un'idea di Cristiano, appunto, perché ci conoscevamo per esperienze, insomma, artistiche differenti, precedenti. Di conseguenza lui segue la parte artistica della band e assieme a me si occupa della scrittura dei pezzi, quindi sia testo che musica, diciamo che è sempre fatto tutto molto in sinergia. Poi ovviamente il pezzo viene portato in sala prove, certo. dove segue, insomma, un arrangiamento completo e beh, è piuttosto curiosa come cosa, perché non si denota molto spesso come tipo di collaborazione, cioè un manager di una band che è anche parte integrante del processo creativo. Sì, diciamo, insomma, che non è probabilmente quello molto che molto consueta come cosa, no? Sì, quello che ha giovato, se posso usare questo termine un po' così arcaica, la cosa è che io e Cristiano siamo sempre stati molto molto in sintonia per quanto riguarda i gusti musicali, quindi certo, ci siamo sempre trovati bene a scrivere pezzi, un punto di partenza fondamentale, esatto, insomma. E di conseguenza poi è partito il progetto New Glads e quindi tutto è venuto di conseguenza senza forzature, molto, esatto, spontaneo, esatto. Che alla fine è la cosa migliore forse. E un'altra domanda che volevo farvi, anche questa piuttosto obbligatoria vista l'epoca in cui stiamo vivendo, il digitale, lo streaming, il download, l'interazione, promozione, il web in generale è diventata una cosa piuttosto importante per le band di oggi, italiane e non. Volevo chiedervi, voi come vi approcciate a questa situazione, come vivete la vostra vita musicale attraverso il web e i social network, e soprattutto se quali sono vantaggi e svantaggi per una indie band come la vostra in questo tipo di panorama? Beh, oddio, svantaggi direi pochi, nel senso, per quanto riguarda social network ovviamente, nel senso che adesso noi siamo presenti più o meno ovunque, nel senso che abbiamo un profilo Facebook, Twitter, SoundCloud, eccetera, e io sia personalmente, per come sono fatto, per come la penso, ma poi penso che anche insomma tutta la band sia d'accordo, anzi sicuramente così, è ovvio che la presenza sui social network è fondamentale. Voi, cioè, siete proprio interattivi, cioè nel senso, sì, siete particolarmente sì, presenti, cioè proprio, oltre alla presenza è fondamentale che ci sia appunto un'interazione, che ci sia un canale YouTube con dei video, che ci sia un profilo Facebook costantemente aggiornato, ovvio non una news, un contenuto ogni 10 minuti, però comunque anche rispetto, diciamo, ai like che si ricevono si vede che l'interazione è molto importante, certo. E ripaga, perché magari si va a suonare in un locale e il giorno dopo si ritrovano i like in più di chi ti ha visto, e di conseguenza insomma aiuta ad aumentare la visibilità sia offline che online, perché poi insomma è reciproca la cosa. Dunque ragazzi, intervengo io, mi introduco ogni tanto, io sono il lato comico della radio, nel caso conduco Frank Zapping, il nome è tutto un programma appunto. Niente, volevo chiedervi quali sono i 3 dischi che portereste non su un'isola deserta ma al fratello. Allora rispondo io. Risponde Filippo. Allora, primo disco probabilmente O il suicidio del samurai dei Verdena, secondo Kind of Blue di Davis, e terzo una manciata di canzoni dello shuffle di iTunes, tanto quelle proprio neanche le scelte. Sì, sì, proprio le porto così. E ritorno a linea Rainboy con le domande serie. Grazie DJ Frank Love. E dunque ragazzi, allora ripetiamo il fatto che appunto ieri sera avete suonato qui a Bologna al Covo Club, insomma immagino un'esperienza non indifferente, piuttosto no, emozionante, infatti. Mi sembrate piuttosto soddisfatti dai vostri sorrisi. Sì, sotto. Beh, come non si può essere. Ovviamente. Ecco, una cosa proprio che volevo chiedervi, come vivete da bolognesi o insomma affini bolognesi la
situazione musicale della vostra città, la scena musicale, come vi sembra Bologna da questo punto di vista? Dipende da che punto di vista la guardi. Io ho l'opportunità di vagliare, di vedere la scena musicale di Bologna sotto sia l'aspetto rock che indie che più blues, jazz. Effettivamente è un ambiente singolare perché a differenza di molte altre città c'è molta più concorrenza, per esempio. In altre città basta avere un progetto fatto bene che magari all'interno delle mura proprio riesce ad affermarti, perché basta seguire, basta riuscire a curare dei particolari e diciamo che il nome riesce ad emergere. Certo. A Bologna invece è più difficile perché oltre che si sono limitate, sono state limitate le possibilità di suonare per le varie norme antidegrado, caos e cose del genere. Però soprattutto rimane il fatto che c'è molta gente, c'è molto ricambio anche culturale, volendo, perché comunque gli studenti bene o male girano, ma c'è anche molta concorrenza a livello professionale. E quindi come vivete questa concorrenza? Come vi sentite? Studi tanto, è fatica e studi, però del resto non c'è un lavoro che sia totalmente piacevole. No. Forse no, quindi diciamo una sana competizione comunque, sì, che spinge a migliorare in ogni caso, sì. Forse è anche un bene, no? Essere, sì, una città così forse attiva, per quanto riguarda stimolante. i locali eccetera, si è un po' spento forse quello che c'era una decina, dieci anni fa, poco più insomma, nel senso che vabbè, ovviamente abbiamo i nostri locali importanti, Covo, Locomotive, Estragon, però diciamo che riuscire a fare il passo successivo non è così scontato. Certo. Nonostante si possano avere le qualità, poi insomma è ovvio che ci sono c'è un percorso da fare. Certo. Gavetta. E questa cosa, questa espressione, questa frase del 10 anni fa a Bologna era tutto molto diverso, continuo a sentirla ininterrottamente. No, beh, purtroppo oddio, non ero qua 10 anni fa, ma è tutto diverso. Probabilmente era, anch'io, cioè 10 anni fa forse anch'io non suonavo. Non è un suonavo, po' un luogo comune suonavo, forse. Io credo che 10 anni fa ci fosse qualcuno che diceva 10 anni fa era meglio. Sì, probabilmente sì. Però è una cosa che ho sentito dire anche da amici che suonano e magari sono di altre città come Bologna, Roma o Milano. Ho diversi amici di Milano, cavolo, mi piacerebbe un sacco venire a suonare a Bologna. E la stessa cosa sembra che sia successa a Milano, perché quando dice mi piacerebbe un sacco venire a suonare a Milano, dico 10 anni fa a Milano. Mia nonna c'ha le lacrime agli occhi quando diceva che erano tutti i campi 14, sì, forse a un certo più punto meno, più o meno è così. Però così dicono. E noi ci crediamo. Cioè, vabbè, noi poi vediamo quello che è adesso. No, ci atteniamo, certo, a quello. E tutto sommato non è male, insomma, ci sono anche posti peggiori. No, no, infatti. Non è così non ci si può lamentare. No, va tolto proprio, va tolto come luogo comune, dai, non è così male. Ma non sì, assolutamente. Dunque, ragazzi, un'altra domanda. Dunque, sempre spulciando ulteriormente il vostro sito, mi sono fatto insomma un bel giretto, perché sinceramente insomma ho apprezzato molto, essendo anch'io piuttosto filo britannico, ho apprezzato molto le tracce, tutto il lavoro effettuato. Ho visto che avete due concerti imminenti, avete appena suonato al Covo Club, ripetiamo, ma avete anche una data al Rolling Stone di Milano l'11 maggio, esatto, e un'altra il 18, dello stesso mese, al TBC di Bologna. No, è una data che deve essere ancora confermata. Non è confermata. Sì, esatto. Ecco, volevo chiedervi... Diciamo che è un concerto che è in fase di organizzazione. Ok. E come vi sentite all'idea di suonare al Rolling Stone di Milano? L'idea non è male, anche perché poi insomma uscire da Bologna, dall'Emilia Romagna, arrivare in una città come Milano, insomma, anche lì è un bel passo. Scalino piuttosto, sì, importante. Tra l'altro vedevo appunto nelle date precedenti che avete suonato insomma in diversi posti, a San Giovanni in Persiceto, sempre in provincia di Bologna, una delle ultime mi sembra 9 marzo, avete suonato a Cattolica, al Déjà Vu, sempre a Bologna al Millennium, poi Fano, Ponte Lago Scuro. Sì, abbiamo fatto un po' di date. Ecco, come sono andate, qual è stato il responso del pubblico, insomma come vi siete... Il responso è stato, adesso sì, di anche tu Filippo, è stato sempre abbastanza positivo, sì, devo sì, dire. Poi ovvio che c'erano ci sono state serate migliori di altre, come certo, accade sempre, come sempre, però è sempre stato molto positivo. Posti come Déjà Vu di Cattolica, ad esempio, siamo stati molto molto apprezzati, quindi sì, insomma sono state belle serate. Nel complesso
tutte sono state belle. Siete piuttosto soddisfatti, sì, di questo tour? Esatto. Bene. E, ecco, ovviamente un'altra domanda di rito. Dopo il concerto dell'11 maggio a Milano, cosa succederà a New Glads? Quali sono i vostri progetti futuri? Cosa avete in mente? Un altro EP? Beh, di sicuro potremmo pensare, sì, di ritornare in studio, anche perché poi, vuol dire, per come la vedo io, ci deve essere un costante, cioè bisogna rimanere, diciamo, aggiornati. Aggiornati, perché comunque, esatto, il CD che abbiamo noi è stato fatto, non in fretta, però è stato fatto molto rapidamente rispetto al tempo, da quanto tempo ci conoscevamo. È stato fatto per accontentare delle esigenze di pubblicitari fondamentalmente che avevamo, e quindi abbiamo registrato i pezzi che avevamo in cantiere, però in realtà i pezzi che sono usciti dopo, complice anche il fatto che abbiamo potuto fare un'esperienza studio, quindi conoscerci meglio anche proprio a livello musicale, ha dato la possibilità di sviluppare poi il repertorio che fosse anche più eterogeneo e più ricco a livello musicale. Certo. E quindi in realtà credo che se ci debba essere un obiettivo subito dopo sia quello. Sì, assolutamente. Avere un CD nuovo che abbia anche dei suoni più accattivanti, ma proprio per noi. Ecco, quindi avete intenzione, non dico magari una svolta nel sound, comunque avete intenzione di progredire, di evolvere, sì, anche da quel punto di vista. Beh, evolvere sicuramente. È ovvio che cercheremo di avere un prodotto più sostanzioso, fra virgolette, sotto tutti i punti di vista, certo, nel senso che alla fine è passato più tempo da quando abbiamo iniziato a suonare insieme, è uscito materiale che secondo noi è veramente valido, e di conseguenza c'è stato magari un maggiore studio sui suoni, ci sarà un maggiore studio sui suoni, sui pezzi in generale, quindi è ovvio che l'obiettivo è quello di avere un prodotto migliore, come poi in generale credo che sia, certo, che sì, l'obiettivo mai, esatto, non si punta, esatto, si punta sempre a migliorare sempre di più, ovviamente. Ragazzi, vi ringrazio, grazie a voi, la mia intervista si conclude qua, io vi saluto, è stato un piacere immenso parlare con voi, passo la parola a DJ Frank Love. Dunque, come si dice in questi casi, non andate via, perché prosegue il nostro mondo underground italiano, il nostro viaggio. Ascoltiamo in collaborazione con Mini Radio Web l'intervista ai Digit di Ferrara. Un saluto a David, un ringraziamento di nuovo ai New Glads. Grazie ragazzi. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Radio Web Musica Italiana Nuova Indipendente, stasera abbiamo un gruppo di Ferrara, ma poi vediamo se sono ferraresi veri. Si chiama Digit. Il collegamento è lunghissimo, Roma-Ferrara è molto lungo, ma c'è la promessa di venire a suonare a Roma, quindi probabilmente li vedremo. Per vederli comunque, chiunque li voglia vedere, neanche lo dico, basta fare Digit su Facebook e qualcosa riuscirete a vedere. Buonasera Digit. Ciao, ciao, buonasera. Allora, siete quattro, giusto? Confermo. Anche se qua sul Facebook c'è una ragazza di spalle che dice che preferisce il batterista. Comunque, vabbè. Allora, cominciamo le... La mascotte. Ecco, cominciamo le presentazioni. La vostra formazione è composta da Luca Rizzo. Presente. Luca Rizzo, adesso sei ferrarese di Ferrara? Non proprio. Appunto. Da cosa l'avevi dedotto? Ma Rizzo, per esempio, che è un po' calabrese come cognome. No, è un po' più meridionale. Un po' più giù. Più giù della Calabria? Sì, siamo proprio al limite. Ah. Infatti mi chiedono il passaporto quando torno a Ferrara. Me lo immagino. Ma tu però sei la spericolatissima voce di questo gruppo, e poi capiremo perché dico spericolatissima. E anche synth, quindi quando si sentono quei suoni che somigliano molto al Moog, ma che non è un Moog, no. Quelli lì sono i suoni di Luca Rizzo. Esattamente. E il synth che adoperi, che synth è?
Ma attualmente ne sto provando a utilizzare due. Uno è il classico microcorg, che comunque è nel nostro genere comunque ormai è obbligatorio usarlo, perché comunque lo usano tutti e poi comunque perché ha delle caratteristiche interessanti. E poi un Evolver della Dave Smith, che comunque ricorda vagamente quelli che sono i suoni del Moog, quindi per questo che forse ti ricordano un po' quelle sonorità, ecco. Sì, è lo scandaloso Moog. Vabbè, ma comunque non parliamo di... Ho avuto Moog, però è andato via. Eh? Ho avuto Moog, ma era un po' troppo complesso da utilizzare. Sì, vabbè, ma poi era un macello. Sì, era un problema live. Dal vivo diventa abbastanza ingestibile, cantando anche... No, è uno strumento veramente primitivo, non è possibile. Come anche il Mellotron... E l'organo Hammond, tutta roba primitiva, insomma, non si può più usare. Andiamo avanti nella formazione. Abbiamo Tommaso Stabellini. Eccomi qua. Tu però sei ferrarese di Ferrara. Ferrarese doc. Ecco, meno male, va, un puro sangue. E qui io vedo chitarra e backing vox, che starebbe per seconda voce. Sì. Cori. Sì, sì. Urli. Bello. Allora vediamo un po' la chitarra. Sì. Che chitarra è? È una Cort Neil Zaza, moderno Neil Zaza. E però è manca la Z perché è Ferrara. Neil Zaza, allora, mettiamolo in questa maniera. E amplificazione? Pivi. Pedalini, effetti? Pedalini effetti sono il Line 6, l'M13, e poi c'è il Crybaby classico che hanno più o meno tutti i chitarristi di necessità, e qualche pedale della Boss per le varie distorsioni. Vabbè, è una cosa molto semplice. Mi sembra un set dignitoso, anche se sobrio. Sì, assolutamente sobrio. Perfetto. E nelle seconde voci, cioè nei cori, tu sostieni Luca o fai controcanto? Io non dico neanche una parola in realtà, sono tutti proprio versi. Solo vocali. Sono proprio vocali, versi. Ogni tanto qualche parolina in inglese, ma proprio... Sì, ok. Sì. Proprio se si obbligano. Proprio se mi obbligano, perché non so parlare, come puoi sentire, quindi... No, anzi, te la cavi bene. Senti, poi c'è Giulio... Pagliarini. Esatto. Buonasera a tutti, un altro ferrarese doc nella formazione della bassa. Della bassa tuo cugino. Io sono cresciuto nel Bronx di Ferrara, in Viale Crutchfield. e lì hai imparato il basso, giusto? Esattamente lì, nella mia primissima scuola dell'obbligo, fortunatamente, al posto del piffero mi appiopparono un basso elettrico, col quale decisi di affrontare il saggio di fine anno, invece che cantare le solite canzoni natalizie o canzoni in coro con tutti i miei colleghi studenti, mi suonavo le canzoni con la band della scuola. Visto che nel Bronx si usava anche come arma con tutti i miei. E in qualche brano fai anche dei virtuosismi col basso che io ho potuto apprezzare, sono veramente notevoli. Addirittura. Sì, insomma, ci sono dei momenti di basso che sono molto interessanti. Beh, ti ringrazio tantissimo, anche se più che altro ringrazieremo anche Michelangelo, perché è il primo bassista della formazione che mi sa che tu hai sentito per la maggiore. È un ragazzo che non suona più con i Digit. Io sono subentrato da pochissimo a maggio con la formazione ufficiale, proprio in sostituzione sua. Quindi sei lì... Sono nuovo, mi sentirai appena arriviamo a suonare a Roma. Sei supplente. Sì, spero di spettinarti come nella tua foto di Skype. Vabbè. Bene. Andiamo avanti, abbiamo Alessandro Grossi, batteria. Esatto. Ah no, aspetta, scusa. Giulio, non mi hai detto la marca, basso e amplificatore? È molto lungo, sai, non so se abbiamo abbastanza tempo, cercherò di stringere. Suono un Tobias 4 corde di liuteria americana,
del periodo pre-Gibson, nel senso che ancora di quelli fatti a mano e non quelli che ha comprato la Gibson e poi rivenduto gli anni successivi a un boom, diciamo, di Tobias. Si accoppia un amplificatore veramente villano, un valvolare, con testata Marshall da 400 watt, una cassa 8x10, e poi c'è una pedaliera veramente lunga del quale si becca solo il cofano. Ci sono tantissime cose, tra cui due giocattolini della Moog molto interessanti, che abbinati al basso diventano spiritosi e divertenti, un whammy che non può mai mancare neanche nelle pedaliere dei bassisti, perché è una delle cose che fa più ridere in assoluto, e poi ci mettiamo una buona dose di distorsioni, splittatori di segnale, wah-wah e vari filtri envelope con quale si colora il suono. Insomma, sei un professore, devo dire. C'hai un'esperienza esagerata per la tua età. Se la tira. Ma io in realtà sono il vecchietto del gruppo, qua sono tutti degli sbarbini, ma io ho quasi 30 anni, quindi insomma, dai, ne hai 28. 38, cioè, però rispetto ai vostri 15-16 anni, e la provenienza sicura del Disney Club, insomma, io... Vabbè. Comunque beati voi tutti quanti, pure tu sei beato ai miei occhi, è così. Adesso possiamo finalmente passare ad Alessandro Grossi, che ha aspettato fino adesso pazientemente con la sua batteria, di cui adesso ci racconterà. Beh, io uso una Yamaha Stage Custom e un pad per fare sei suoni, quelli un pochino più elettronici. Se sentite, noi usiamo dei rullanti elettronici, sì, gran casse elettroniche, clap e robe del genere, quello lì lo faccio con un pad. E poi abbiamo una drum machine che stiamo introducendo adesso, che è una Lesis, per fare altre cose, altre basi da mettere sotto, quindi altri suoni di batteria da incastrare con i miei, più quella lì comanda anche il sintetizzatore di Luca, quindi in pratica per essere tutto sincronizzato io gli mando il segnale quando suoniamo. È un macello di cavi. È un casino di fili che girano per il palco. Quindi andate in giro con le matasse. Più o meno. Praticamente. Sì, se suoniamo meno di mezz'ora diventa difficile organizzarsi. Sì, 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 sì. Infatti il problema adesso è che molti locali... Cavi noi che la Telecom in Italia, di sicuro. Il problema è che adesso molti locali, almeno a Roma, in una serata vogliono far suonare tre, a volte anche quattro gruppi, e il palco diventa un grosso problema, perché fra montare e smontare, soundcheck eccetera... Si finisce mai con tutte queste matasse a macello? Dai, siamo organizzati. Sì, sì, ci stiamo facendo la versione ridotta, pronta per l'uso. Bene. Allora, prima di dire Digit, perché Digit, lo diciamo dopo, ascoltiamo uno dei vostri brani. Da quale vogliamo cominciare? Da quale cominciamo? Non c'è da Farfalle? Farfalle, dai. Che poi è il primo anche dell'EP. Farfalle su Budapest. Benissimo. Siano, come ho detto prima. Infatti mi è piaciuto anche molto quel brano. Allora ascoltiamo Farfalle su Budapest da Digit a Mini Radio Web.
abbiamo ascoltato Farfalle su Budapest a Mini Radio Web da questo gruppo che ha scelto come nome Digit. Ora, Digit è difficile da, insomma, restare unici con un nome come Digit è difficile. Quanti Digit ci sono in giro per il web? Uno, filippino. C'è solo un gruppo filippino che si chiama Digit. Uno solo, non ci posso credere. No, così, così è perché tutti hanno fatto il tuo ragionamento. Beh, straordinario. Ma siete entrati in contatto con loro? Gli avete chiesto? In che lingua? Ah, non lo so. No. Beh, in inglese, magari. No, assolutamente no, comunque. Beh, vabbè, io una joint venture la farei. Ma magari che un gemellaggio. Ma che musica fanno loro? L'avete sentiti? Ho scoperto i Tommy. Ma facevano del rock, proprio semplice. Alla Ligabue filippino, diciamo. Beh, forte. Senti, ma voi com'è? C'è di meglio. Sì, sì, lo so. Ma voi come mai avete scelto Digit? Cosa vi ha spinto? Ma un po' per l'immediatezza, perché comunque alla fine è facile da ricordare, è facile da comunque da aggiustare. Poi comunque, cioè noi siamo presuntuosi nel dire che comunque facciamo un genere abbastanza nuovo. Quindi questa è l'era digitale, anche se noi non usiamo strumenti digitali, comunque c'è un richiamo appunto al digitale. Quindi comunque ci sembrava molto affine. Poi comunque in inglese digit scomposto diventa digit, che comunque vuol dire scoprilo, cercalo, che è anche un po' il messaggio che vogliamo dare noi alla gente, nel senso scoprire quello che c'è oltre alla classica musica che passano le radio e scoprire quelli che sono gruppi emergenti, quello che è un genere che in Italia purtroppo sta arrivando tardi e quello che è anche in fondo anche la nostra copertina, perché non... se l'hai vista, la copertina del nostro EP è formata da tanti piccoli segnetti che comunque riconduce allo scoprire, nel senso il fruitore può vedere quello che vuole in quel tipo di immagine. E diciamo che abbiamo cercato un termine, un nome che avesse, diciamo, un'espansione più larga possibile, ecco, che comprendesse più significati. Se poi ci metti il punto interrogativo alla fine, digit, significa hai capito? Esatto. Hai capito? Vabbè, hai studiato. Cosa vuoi fare dopo tanti anni? Come Totò ho fatto il militare a Cuneo. Anche mio padre. Uomo di mondo. Senti, allora, questo brano che abbiamo ascoltato, Farfalle su Budapest, fa parte di un album di cui tu hai raccontato la copertina, che io quando l'ho vista poi ho capito perché l'avete fatta così, quando mi avete parlato dei cavi sul palco, perché infatti quello è un groviglio di cavi che finisce con un jack con la scritta Digit. Esatto. Ecco, quindi adesso ho capito perché avete fatto quella copertina. Sì, siamo un po' misteriosi. No, si capisce. È anche un gioco divertente perché è anche un po' optical, per cui dentro, come dicevi tu, ci si possono vedere mille cose. Non è com'è? Un po' tipo le macchie di Rocha. Sì, ma anche un po' come i giochi proprio ottici, nel senso che uno si mette lì col pennarello, colora. Mistica. Sì, colora alcune parti di un colore, uno ad un altro, fa un bel arlecchino. Ma questo album Digit, che giustamente come primo album deve avere il nome del gruppo, come nasce? È nato in maniera molto veloce in realtà. Ci abbiamo messo 3 mesi in realtà a produrlo da quando ci siamo formati. È stata una cosa immediata. In realtà noi ci eravamo dati l'obiettivo di farlo entro 2 anni, da quando ci eravamo formati, dopo 3 mesi avevamo 10 pezzi, a quel punto facciamoci un EP di 6 pezzi, insomma facciamo qualcosa per buttarci fuori in qualche maniera. Ed è nato un po' con quello che ci veniva appunto di getto,
è stato un po' quello che proprio sentivamo in quel momento e abbiamo voluto buttarlo fuori. Adesso stiamo cercando di evolverci effettivamente verso qualcosa di molto più moderno, più lavorato, più elettronico, se vogliamo, da questo punto di vista, anche grazie appunto a Giulio, da quando è subentrato a Maggio, che ride qua dietro. Bene, mi sembra che avete buone intenzioni, siete preparati, insomma è un buon progetto, è interessante. Ma suonate anche live? Sì, assolutamente. Molto spesso? È abbastanza spesso, diciamo che quella o quelle due date al mese ce la facciamo. Da ormai da quando ci siamo fondati più o meno riusciamo sempre a farci una o due date al mese. E appunto la prossima sarà a Milano, addirittura, se riusciamo anche a muoverci un po' più... Quest'estate siamo fatti in Gorizia, San Marino, Lignano... Addirittura all'estero, vedi? Bologna, anche lì il passaporto me l'hanno chiesto. E a Roma? E a Roma ci vorremmo tanto venire, è proprio il desiderio che abbiamo fin dall'inizio. Infatti, sì. Dai, per favore, trovaci qualcosa a volte. Vabbè, no, diciamo che comunque Roma e Milano sono ormai le capitali della musica in Italia, quindi cioè, fare un salto lì sarebbe doveroso. Cioè, sicuramente ci riuscirebbe a dare quella, una visibilità molto maggiore rispetto alle nostre zone, che comunque quanto possono essere zone abbastanza propizie o comunque che accettano la musica emergente, che supportano musica emergente, comunque non hanno niente a che fare con delle metropoli che possono essere le vostre città, quindi sicuramente il feedback che ci può essere una città come Roma rispetto a Ferrara è diverso. Sì, però attenzione, non trascurate Torino e Genova, perché sono due città che stanno ultimamente dimostrando una grande attenzione alla musica indipendente. Ma sono lontane. Vabbè, come Roma. No, scherzo. No. Ma guarda, sì, sinceramente noi in questi primi mesi abbiamo cercato un attimo di farci una sorta di base qua in zona. È ovvio che la nostra aspirazione e ambizione è quella di andare un po' oltre. Infatti stiamo cominciando a macinare dei chilometri. Certo. Senza dubbio, soprattutto per un genere come il nostro, Torino, che ha visto nascere Subsonica, di conseguenza si vede che è Blue Vertigo, si vede che comunque c'è terreno fertile per un genere un po' diverso, tra virgolette, sicuramente rientra nei nostri programmi. Purtroppo, ora come ora, è più che altro non dipende tanto da noi, cioè, dipende più dagli altri se prenderci a suonare. Lo so. Allora, andiamo avanti con un altro brano. E poi c'è Giulio che voleva fare un inciso. Se posso citare una bella realtà che ho incontrato a Genova, ci sono, come dicevi tu, ci sono delle realtà che si stanno muovendo pian pianino. Una che mi piacerebbe far sentire anche qui in radio sono i ragazzi del Forever Green Festival, che è una manifestazione che trae origine in Lombardia, ma che ha qualche ramificazione di ragazzi che se ne occupano anche in Liguria, e nello specifico a Genova fanno un bel evento di musica elettronica organizzato oltretutto in centro storico, col patrocinio del comune. C'è l'opportunità di avere anche artisti internazionali affiancati in realtà nostrane molto valide. Questa è una cosa molto bella. Ma infatti è questo quello che mi fa un gran piacere, che recentemente si stanno coagulando interessi e di conseguenza festival e manifestazioni nei confronti della musica indipendente, che tanto tempo fa, insomma fino a poco tempo fa, non esistevano proprio, la musica indipendente non veniva neanche calcolata proprio come si suol dire. Infatti, e questo è bello, infatti l'esempio primo ce l'hanno dato Michel Pergolani e Renato Marengo con il programma Demo di Radio Rai 1. Abbiamo provato anche noi, vediamo se ci prendono. Esatto, che hanno cominciato nel 2001 addirittura, quindi insomma sono 10 anni abbondanti, quasi 12, quasi 11. Il peccato è che comunque queste trasmissioni sono sempre di notte. Perché se la mettessero alle 7 del pomeriggio, quando uno rientra da lavorare, alle 8 del mattino, lo so.
Sicuramente ci sarebbe un movimento diverso, nel senso, alla fine ormai in Italia, lo so, la musica sono i reality, i soliti Vasco, i soliti Ligabue, i soliti Toto Cotugno. A questo punto bando alle ciance e vai con un altro brano. Che ci proponi? Proponiamo Berlino va bene, giusto per ritornare al tema delle città, però questo qua non è un pezzo nostro. È una cover degli anni 80 di Garbo, che abbiamo avuto il piacere di conoscere, seppur indirettamente, che ha prestato la sua voce e la sua immagine per realizzare questo nuovo singolo, che appunto è uscito qualche giorno fa e si intitola Berlino va bene. E prima di questo, come tutti gli ascoltatori abituali sanno, Mini Radio Web è assolutamente ostile alle cover, ma in alcuni casi si consente di ascoltarle. In questo diciamo che è una cover spappolata, sì, è appunto, è una reinterpretazione che diciamo ha mutato a sufficienza il brano da poterlo allontanare dalle cover, insomma non è proprio una cover, è una reinterpretazione. Ho tenuto il testo. Sì, infatti, e avete tenuto anche Garbo, se per questo. Ho tenuto anche Garbo, fa comodo. È stato anche faticoso mantenerlo. Lo credo. Allora ascoltiamo A Berlino va bene, i Digit o Digit con Digit, Garbo. È meglio, dai. Digit. Rimaniamo italiani. Ok. Digit con Garbo a Mini Radio Web. Una birra come musica, e dopo tu, soltanto questo muro, non ha freddo qui, qui, a Berlino che giorno. A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? Se poi la nebbia entra anche dei vetri. A Berlino non penso mai, sì si può vivere, non sogno mai. Mai a Berlino che giorno è.
A Berlino va bene Digit con Garbo Ameni Radio Web, e abbiamo sentito proprio, abbiamo avuto la piena sensazione di come è possibile farsi del male facendo la musica, nel senso che se uno sceglie dei pezzi difficili e poi soprattutto con la voce cerca di fare delle cose difficili, si fa male, però insomma nell'insieme è un bel prodotto, a me piace, è una cosa che funziona. E poi c'è il clown del videoclip, di cui adesso dobbiamo parlare, perché questo videoclip è stato molto laborioso. Io ho visto anche il backstage, il making of, che è molto interessante. Allora, innanzitutto, come mai soprattutto il cantante desidera usare la sua voce in modo così difficile? Non mi pareva. No, in realtà non era ponderata la cosa. È una cosa che gli chiedono spesso. Cioè, a te viene spontaneo scegliere delle cose difficili da cantare, perché se non sono difficili non ti diverti? No, invece non è così. Cioè, non sono alla ricerca del difficile, faccio quello che mi viene spontaneo. E che viene da solo il difficile? Che per cioè, non lo so, cioè, nel senso, non è autocontemplazione, però nel senso, soprattutto quella canzone lì non mi risulta per niente difficile, anzi... Nei nostri live probabilmente è quella lì che mi dà respiro mentre la canto. Vabbè, comunque io ho sentito in alcune canzoni anche la difficoltà a riuscire a memorizzare il motivo per riuscire a seguirlo canticchiandolo. Insomma, ci sono dei punti che sono veramente drammatici. Io non lo so, vabbè, ognuno poi, ripeto, ognuno si fa male come può. Tu hai scelto questa via e va benissimo. Quella che mi riesce meglio. Che hai rotto? Hai rotto? Un bicchiere. Vabbè. Allora. No, del video volevamo comunque ringraziare due persone in particolare. Cioè, nel senso, è doveroso, perché comunque per noi è stato anche un onore avere con noi nella produzione, nel montaggio, un nostro carissimo amico che comunque ha una casa di produzione a Milano che si chiama La Brocap, lui è Pablo Chieffo, che comunque è un ragazzo della nostra età che si sta cimentando in questo lavoro difficile, però come hai potuto vedere ci riesce bene, nonostante sia comunque un neofita. E poi comunque la partecipazione del ballerino, che è il ragazzo con la maschera, che non sono io a ballare perché non riesco a fare più di 2 metri di corsa, ecco. Che è Andrea Marici, che lui tra l'altro è un ballerino professionista e gira l'Europa, quindi nel senso avercelo nel nostro video è stato qualcosa di immenso, perché comunque avere una persona che ha diviso il palco con Bobby Sinclair o 2 settimane fa era X Factor, gli Ellen Fao, cioè vederlo ballare per il nostro video dici cavolo, cioè, figo. So soddisfazioni. Sì, anche perché comunque l'ha fatto a titolo dell'amicizia, quindi comunque persone così non è che ce ne siano tante in giro. Quindi un ringraziamento sicuramente è un onere va a lui, perché si è prestato a mettere su un ballo in una settimana, perché comunque non c'era, l'ha messo su, ha preso... Si è portato dietro queste 2 splendide ragazze, che anche loro in una settimana si sono messe là tutti i giorni a provare il ballo, e poi è venuta una figata, perché comunque il video, per quanto potesse essere pronto, il ballo è sempre un po' un'incognita. Perché, invece, come hai potuto vedere, il risultato c'è stato, e sicuramente questo qua è merito loro, che in quelle settimane ci hanno dato anima e corpo. Poi vorremmo anche ringraziare, perché nessuno lo sa, vedo un batterista che sono in mezzo a un campo di pannocchie, ma vorremmo ringraziare il contadino, perché inconsapevolmente, cioè a sua insaputa,
abbiamo tirato per terra le pannocchie per fare spazio alla batteria, quindi, quindi meno pane. In vorremmo anche ringraziare il contadino. E poi ci siamo scordati comunque di nostre due amiche, che sono Anna e Milly, che comunque non si vedono mai nei nostri video, che comunque questo qua che abbiamo fatto con Garbo è il terzo in 8 mesi, quindi comunque ce ne sono stati, che comunque ci stanno dietro, ci truccano, ci coccolano, ci seguono, che comunque non siamo facili da gestire, quindi ci fanno un po' da tutori. Quindi. O da badanti. Da badanti anche, però non sono russe. Ah no. No. Vabbè. Ma anche loro Ferraresi Doc. Abbiamo già pronto il discorso di ringraziamento per il prossimo EMA, vedi? Ok, benissimo. Allora, a questo punto è doveroso fare l'invito a tutti quanti gli ascoltatori a collegarsi ad un link che adesso tu ci dirai per riuscire a vedere tutti quanti i video. Ma sì, che è il nostro profilo YouTube, che si chiama Digital Official. Perfetto, allora YouTube Digital Digit Official, detto proprio così alla romana, sì, o anche alla siciliana, come l'ho detta io, ecco, e Official, e li beccate tutti quanti i video di questi giovani. Esatto. E poi comunque se si collegano sul sito è sempre DigitOfficial, anche là c'è tutto, video, concerti, news, foto, qualsiasi cosa. Ma diciamo, c'è DigitOfficial, salta fuori un po' di tutto, ecco. Ma c'è una cosa più importante. Se vogliono avere questo album, come fanno i nostri ascoltatori? iTunes. Oppure ci possono contattare direttamente e glielo spediremo a casa. Oppure con un pupazzetto. Con un pupazzetto. Oppure c'è la famosa terza via. Scaricare illegalmente. No, no, vabbè, quella io non la consiglierei mai a nessuno, anche perché fra le altre cose mi fa un'invidia bestia, perché io non sono capace a farlo, infatti non ci sono mai riuscito. Siamo ma in due, devi... ecco. Ma non è quello, è la terza via. La terza via è molto più divertente. Voi andate dal gestore del locale dove andate la sera normalmente o più di frequente, uno che vi conosce, che vi vede spesso, e gli andate a rompere i coglioni. Mi fai venire i digit a suonare qua, gli date l'indirizzo dei digit, quello lo vede e dice: quanta gente mi porti? E tu gli dici: non lo so, ti porto 20, 30, 40, 50 persone. Poi ti metti d'accordo con altra gente, alla fine arrivi a una cifra sufficiente e il gestore chiama i digit e li fa venire a suonare lì. In quel momento loro si portano l'album presso, puoi acquistarlo, ma non solo, puoi avere anche l'autografo dalle loro stesse mani. Facciamo così, se succede così vengo in studio e ti porto una maglietta. E ti dà anche un bacio sulla guancia. Vabbè, non esageriamo, sta buono, rilassati. Va bene così, va bene la maglietta, guarda. Sono entusiasmato. Però mi raccomando, se la maglietta doppia XL, perché sennò non c'entro. È come il nostro bassista. Sempre la ragazza che ci fa i video, che poveretta una santa, ci fa anche le maglie, quindi sono tutte fatte a uno a mano, quindi attenzione. È proprio come una mamma, para. Proprio come una, ci fa i video, ci viene a sentire, ci fa le maglie. Magari vi prepara pure la torta di mele. No, quella è paglia. Nonché il nostro bassista. O la mamma di Molly. No, anche la mamma di Ali. Non so se hai visto la foto della torta che ci siamo fatti. Ma infatti è una bellissima crostata, mi pare di aver capito. Esatto. La mamma del batterista, esatto. Ringraziamo, verrà in tour con noi. Esatto. Ha un posto in camper garantito. E per vederla invitiamo tutti a frequentare il vostro Facebook, il vostro Facebook, e anche andare a cercare i Facebook di ognuno di voi, perché c'è questa fotografia del pesciolino rosso nella busta d'acqua. Dipende, perché in alcuni tratti non è proprio rosso. Vabbè, comunque sia, fa veramente impressione queste quattro facce col pesce. Ma come...
ci abbiamo messo, guarda, adesso Paglia ti racconterà quanto ci abbiamo messo per farci dare sti quattro pesci in negozio di animali che ci ha fatto l'integratore del terzo grado perché non ce li volevano dare, perché secondo me avevano capito un po' il tiro della situazione. Ma io devo capire il perché di questa cosa. Era bella. Ma abbiamo fatto una serata a bere fuori con una nostra amica che ci ha aiutato a fare le foto e mancava il pesce. Sono venute fuori una serie di idee veramente strane e particolari. E tra tutte queste il pesce è sembrata la migliore. E Giulio sta con la sigaretta però, eh? Eh no, questo no. È Luca. No. Ah no, io sì, sono la foto sì. Luca sta con la lingua di fuori che sembra che qualcuno lo strozza. Che poi neanche a farla a caso ce l'abbiamo tutti come pagina del profilo, sì. Non era voluto, ma come non era voluto, ma che mi stai prendendo in giro, dai, su. Abbiamo visto il primo che l'ha fatto, tutti gli altri che ci sono piaciute, cioè nel senso noi, cioè nel senso da questo punto di vista non ci facciamo pubblicità, ci siamo piaciuti e ce li siamo messi proprio per come siamo. L'unico che ha variato un po' è Alessandro, che l'ha fatta in bianco e nero. C'è un motivo. Spiegaglielo, Ale. La prima volta le mie colori non erano venute, l'abbiamo dovuta rifare. Il pesce è scappato. Sono foto fatte a pellicola, vorrei esatto. Precisare comunque. Non sono foto fatte con la digitalina del supermercato. Ah, addirittura sì. Con la pellicola. Tutto, tutto analogico per tutto i video. Analogico. Senti, ma... Io stavo vedendo che qua tra le foto ci sono anche delle recensioni, delle recensioni molto lusinghiere che parlano di voi come un piccolo miracolo. Oddio, ma dov'è sta recensione che me la sono persa? insomma, dai, su, queste sono... Cioè, no, questa vabbè, dici... Senza dubbio, cioè, le recensioni che abbiamo avute sono tutte quante positivissime. Infatti noi siamo carichi da questo punto di vista, che il nostro primo lavoro, cioè, fatto dopo 3 mesi di vita, e avere così tanti complimenti comunque ci lusinga. È ovvio che è uno stimolo per andare avanti. Siamo soddisfatti, senza dubbio, ecco. Allora, ascoltiamo un altro brano che poi dopo voglio sapere qualcosa dei live e poi ti dirò cosa. Mm-hmm. Quale brano andiamo ad ascoltare adesso? Ci ascoltiamo il nostro brano più soft dell'EP, si chiama Bestie. Ecco, immaginavo. Allora, Bestie dei Digit a Mini Radio Web. We'll be right back.
libera la tua creatività. Creatività. Creativi.